Il 13 giugno ricorre l'anniversario della morte di Pietro Morici. Pietro Morici era un valdericino morto per la mafia. Adesso andiamo a vedere cosa si ricorda nei valdericini. Salve, siamo del Consiglio Comunale, se vogliamo farle un'intervista, se conosceva Pietro Morici. Pietro Morici, carabiniere? Sì, quello che è morto per la mafia. Certo che lo conoscevo, era un bravo ragazzo, ci vestivamo insieme di carichetta quando eravamo bambini, un caro amico, un bravissimo ragazzo, un po' timido, sì, però che lui era, frequentava sempre la chiesa. Bravissimo ragazzo, peccato. Grazie. Grazie, arrivederci, grazie mille. Cioè, so che è successo questo allora, conosco questo, diciamo così, personaggio, ma non so dire altro. Salve signora, avrebbe un minuto da dedicarci, volevamo farle qualche domanda su Pietro Morici. Se lo conosceva. No, non lo conosco. Salve signora, siamo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, no? Che ci potrebbe dare qualche notizia su Pietro Morici, il carabiniere morto per la mafia? Ma io non è che l'ho frequentato, non conoscevo le famiglie. Allora, ho sentito dire che c'è stato questa cosa, però non conosco né la famiglia, né anche lui personalmente conoscevo. Ah, non sa darci quindi qualche notizia? Per me era una grandissima persona, è un amico pure, per me. Quindi lo conosceva? Sì, lo conoscevo. Siamo del Consiglio Comunale di Valderice, ha qualche notizia su Pietro Morici, il carabiniere che è morto per la mafia? Ma notizie, l'hanno ammazzato solo io qua a Moseali e basta, non so niente altro. Si trova sepolto qua a Giacosia, si chiama tenne all'anima sua e basta, non so niente altro, ci posso dire. Chi sa la mafia è stata ad ucciderlo? Sa darci qualche informazione sulla sua vita? Ma sente qua, io l'ho conosciuto da giovincello. Per me era una brava persona, faceva il suo servizio onestamente, disgraziatamente per accompagnare lo superiore ci toccava a morire, perché hanno ucciso il superiore, non è che era buttata per lui allora, e ho saputo io di quello che ho sentito, era allora un superiore che era amico di Italia, dobbiamo andare a Palermo, mi pare che allora è stato il caso, dice mi fai compagnia, dice sì. E ci tocca a morire, o comandante e ai duro. Dopo aver chiesto ai valdericini chi era Pietro Morici, abbiamo ricevuto molti no e pochi sì. Adesso chi era veramente Pietro Morici ve lo diciamo noi. Carabiniere Pietro Morici nasce a Valderice il 21 agosto 1956. Termina la scuola dell'obbligo al paese di nascita, ottenendo un buon giudizio finale. Dopo la licenza media inizia a gestire con la madre il negozio di generi alimentari situato vicino alla caserma dei carabinieri. Lì comincia a trascorrere le sue giornate, probabilmente perché affascinato da quell'ambiente che diveniva sempre più familiare. Era un giovane decisamente estroverso, ma molto serio e determinato nelle sue scelte. Divenuto adulto, presenta domanda di arruolamento. Quando giunge la comunicazione del Ministero della Difesa, parte per Roma e raggiunge la scuola allievi carabinieri il 5 marzo 1975, data di incorporamento. Successivamente viene trasferito a Milano. Nel 1976, inaspettato ed improvviso, arriva il trasferimento a Palermo e infine a Monreale, dove Pietro fa l'autista al capitano Basile, il quale lo stima e nutre per lui una notevole considerazione. È un ragazzo vivace e molto affezionato alla famiglia, ma nello stesso tempo riservato e non parla mai del suo lavoro. Quando Basile fu ucciso, nel 1982, dalla mafia locale, mentre era ad una festa paesana,
venne sostituito dal capitano D'Aleo, il quale riconfermò come suo autista Pietro Morici, che evidentemente era una persona che sapeva conquistare la fiducia e il rispetto e la stima dei suoi superiori. Il 13 giugno 1983, mentre Morici, l'appuntato buon marito ed il capitano D'Aleo si recano a casa di quest'ultimo, due moto li affiancano e li uccidono. Pietro Morici, appena 27 anni. Nell'agosto del 1983, a Roma, viene conferita una medaglia d'oro al valore civile al carabiniere Morici, dall'ora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, medaglia che conserva la madre. Al Museo delle Ceri di Roma c'è una statua del carabiniere Morici, in ricordo della sua giovane vita, immolata per la difesa dei diritti umani. La mafia è una serpe che tutti dovremmo lasciar stare, se vogliamo le bombe e la violenza evitare. Senza pistole e bulli potremmo avere un mondo d'amore, anziché averlo con tristezza e dolore. Se riflettiamo sul danno che fa una pistola, possiamo gridare che dobbiamo smetterla ora e far capire all'intera umanità che è bello vivere con gioia e libertà.